Sarà ancora una volta sotto il sole di Riccione l'estate della Perla Verde. Tante le conferme, da DJ on stage alle albe in controluce agli eventi sportivi, ma c'è anche un desiderio nuovo di rafforzare l'offerta culturale. Ad aprire la stagione il 22 maggio alle 19 DJ Ralph con l'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini in spiaggia. Sempre sulla spiaggia, ma al sorgere del sole, si esibiranno durante l'estate Diodato, la vigilia di Ferragosto, Marina Rei, Mara Sattei per le albe in controluce. La Ride Riccione Week dal 2 al 5 giugno darà invece il via alla stagione dedicata allo sport, che vede a luglio anche il ritorno del Festival del Sole. Spazio poi all'arte e alla cultura, a partire dalla mostra di Steve McCurry in corso a Villa Mussolini. Un'offerta variegata che avrà un effetto positivo anche sulle presenze turistiche. Abbiamo in previsione 1 milione in più di visitatori per il 2022. Questo ci viene dato dai dati adesso ad ora a disposizione e quelli che ci vengono forniti sulle proiezioni di ciò che stiamo offrendo adesso. Faccio un esempio per tutti: la mostra di McCurry sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico e sta già facendo migliaia di visitatori. In modo particolare, da assessore deputato al centenario, non posso non citare la Villa Franceschi. A brevissimo inaugureremo la villa in questa nuova veste, ospiterà la nostra storia, il nostro centenario, e questo sarà uno dei punti cardine proprio dell'offerta turistica, turistico-culturale della nostra città per la prossimissima estate. Nel proporre i suoi eventi e il suo mare, Riccione quest'anno potrà anche fregiarsi della bandiera blu.